Si è tenuta questa mattina presso la procura di Lanciano la conferenza stampa degli investigatori per fare il punto sulle indagini dopo l'assalto alla villa di Carlo Martelli e della moglie Niva Bazan. Tre persone sono finite in manette, si tratta di tre giovani romeni. Una quarta persona è stata già identificata e proseguono le indagini per arrestare questo quarto componente della banda. Nel corso della conferenza stampa questa mattina il procuratore capo di Lanciano Mirvana Di Serio ha specificato assieme agli investigatori che non si tratta di un pugliese neanche di un cittadino italiano ma di una altra persona, dunque potrebbero essere diverse le informazioni rispetto a quanto era stato appurato nelle ultime ore. Ci sono le immagini in cui si vede la fisionomia, in alcune si vede anche il volto che può essere, per chi lo conosce lo riconosce. E sono state sottoposte alle precedenti vittime di altri reati simili? Non si può fare una cosa del genere, noi abbiamo lavorato solo su questo caso specifico, in realtà tra la filosofia, il volto riconosciuto, l'abbigliamento, mettendo a sistema tutte queste informazioni, i punti GPS, siamo riusciti a ricostruire il passaggio, abbiamo utilizzato anche il SARI che serve per il riconoscimento dei volti, se non ci riesce il SARI a riconoscere quel volto non ci riesce nemmeno la persona che l'ha visto incappucciato, diciamo. Uno soltanto dei quattro parlava e tra l'altro per loro parlava un italiano perfetto. È tra i tre fermati o è uno di... Non abbiamo ancora, diciamo... Faccio un'altra domanda, i tre fermati parlano italiano? Parlano in italiano. Benissimo. Con meno inflessione di me, tutti e tre, quindi vale per tutti. Ma a questa mattina a Lanciano sono arrivati i vertici della Polizia di Stato per congratularsi con gli investigatori che sono riusciti quasi a tempo di record ad arrestare i presunti responsabili di questa rapina. Si tratta del direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato Vittorio Rizzi, di Alessandro Giuliano, direttore dello SCO. È chiaro che si tratta di fenomeni criminali che richiedono un approccio direi così multidisciplinare, quindi non soltanto sotto il profilo investigativo della repressione dei reati, che è quello di cui si occupa il mio servizio, ma anche sotto il profilo della prevenzione e di una partecipazione nella sicurezza a cui la Polizia di Stato in generale tiene molto. E poi era presente ovviamente il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri Florimondo Forleo. Avevamo piazzato un GPS, il sabato mattina avevamo sicuramente identificato i possessori dell'auto, perché voi come potete ben immaginare il problema con le macchine con le autovetture straniere è collegare la macchina al reale possessore. La mattina i carabinieri di Lanciano avevano proceduto con normale controllo di polizia, avevano fermato le quattro persone, gli avevano fotocopiato il documento, quindi avevamo la chiara contezza che quella macchina era utilizzata da quelle persone. Successivamente è stato facile, nel momento in cui si è fatta l'analisi del positioning, collegare l'autovettura non solo al luogo della rapina, ma soprattutto al luogo dove era stata abbandonata la macchina con cui erano scappati i rapinatori. Tanta gente anche all'esterno del tribunale, tanti giornalisti arrivati da tutta Italia per seguire questo caso che ha fatto davvero scalpore.